Ciao amici, ciao a tutti e buon Natale a tutti perché oggi è il 25 di dicembre e indovinate un po' io sono venuto sul passo del Bracco non potevo certo rinunciare però oggi come avete visto dal titolo parleremo del famosissimo guardrail che è stato montato per chiudere la curva eccolo qua lo potete ben vedere attraversa tutta la curva e quindi non è più possibile parcheggiare nella nostra piazzola di sosta dove abbiamo sempre parcheggiato questo perché è successo è successo perché nell'anno 2023 è stato un record assoluto per incidenti ma non tanto per incidenti qualunque incidenti con poi l'intervento dell'elicottero drago che tutti conosciamo bene quello che parte da genova allora Siccome ci sono stati veramente, veramente tantissimi incidenti, allora alla fine chiaramente per metterci un freno a tutto questo hanno dovuto fare questa pezza qua. Che francamente non credo che servirà più di tanto a fermare il fenomeno. Dicevo che non sarà il freno che fermerà il fenomeno delle moto sul passo del bracco. Anzi, secondo me. Diventerà la cosa ancora più pericolosa, in quanto se uno scivolerà in questa curva qua andrà diretto a picchiare sul guardrail. Quindi, sì, io capisco che in qualche modo vanno a metterci un freno perché eh, purtroppo gli incidenti sono stati e allo Stato fare decollare l'elicottero per venire a prendere i feriti ha un costo non indifferente e questo lo sappiamo tutti, ma a parte il costo. Anche gli stessi feriti, ma dovete tenere presente che sul passo del bracco le moto ci vengono da oltre 40 anni e continueranno ad andarci. Non è che se blocchi una curva blocchi il fenomeno, continueranno a venirci. Ma noi parlavamo appunto del, di questo famosissimo guarderai la Pippocella, là c'è appunto la struttura del Pippocella ormai eh, in caduta libera. Là c'è il promontorio e quindi c'è anche addirittura la moto oggi che è Natale e, e vedete che l'ho dovuto parcheggiare lì perché ovviamente non c'è più posto dentro. Ma sapete che il Bracco non ha solo la curva di Pipocella, ce ne sono tante altre e soprattutto la pericolosità rimane elevata. Tenete presente che tutti quelli che vengono qua a girare mettono già in preventivo che potrebbe succedere all'imprevisto ovviamente fatta eccezione per i ragazzini molto giovani ma quelli non riuscirai mai a toglierli di venire sul passo del braccio a girare e questo perché? è sempre lo stesso discorso che io faccio da diversi anni se andate a vedere i miei video ne ho già parlato più e più volte allora, la Liguria è l'unica regione in Italia o una delle, delle poche che non hanno nemmeno un autodromo o un circuito quindi cosa succede? Siccome andare a girare in autodromo oltre che pagare gli stessi turni la mattina per girare, eh, c'ha anche il costo per il trasporto della moto eh, sul circuito. Quindi, cosa fanno le persone? È chiaro che, siccome ci sono moltissimi appassionati, anzi, forse in Liguria ci sono mediamente più appassionati per chilometro quadrato rispetto alle altre regioni. Cosa fanno? Vanno sulle strade di montagna. E questa è una. Quindi, cosa vuol dire? Vuol dire che chiaramente anche se tu metti il famoso guardrail lì per bloccare l'entrata delle moto nella curva, le moto continueranno a girare. Quindi il mio consiglio è, invece che continuare, e non ce l'ho assolutamente contro i supermercati perché a me non me ne frega niente, però immaginate quanto spazio prende tutto il circondario di un supermercato. Ce ne sono tan talmente tanti dove praticamente se si volesse fare qualcosa di grande, al posto di fare un supermercato, potreste fare un piccolo autodromo, grande, magari non gra medio piccolo, dove la gente andrebbe a sfogarsi lì. Quindi la Liguria avrebbe la possibilità, la Liguria ha tutti gli appassionati, di andare a sfogarsi in pista. Se faceste un piccolo autodromo, non dico tanto uno, a metà. Cioè lo spazio in effetti lo sappiamo tutti che in Liguria non c'è, ma cioè, volendo si trova. Per farne uno piccolo più o meno lungo sui due chilometri, non dico più grande, ci mettete i, i pannelli fonoassorbenti per i rumori, potete anche mettere delle, delle regole dove non si può sorpassare tot decibel, quindi si possono mettere i silenziatori e moto e macchine andrebbero a sfogarsi lì. Invece cosa fanno? Siccome non ci sono questi, si va sulle strade di montagna. A fare un po a divertirsi e alla fine quindi mettere un guardrail lì per bloccare la curva di pippocella alla fine non ha un gran senso in realtà perché non bloccherai mai il fenomeno la gente comunque verrà qua a guardare le moto che piegano come sempre parcheggeranno più avanti verranno a piedi oppure addirittura parcheggeranno probabilmente davanti al guardrail e cosa succederà succederà che quando uno cadrà, scivolerà lì perché succederà di nuovo, picchierà il guardrail, si farà molto male, probabilmente sfascerà le moto per terra, le moto parcheggiate. E quindi come regalo di Natale, perché questo guardrail qui è, è nato due settimane fa, tre settimane, c'è stato fatto il regalo di Natale, ripeto, io capisco che volevano metterci un freno al fenomeno, ma non sarà questa a bloccare bloccare il passo del bracco e quindi cioè io ve lo dico fate un piccolo autodromo in Liguria a parte il fatto del rientro economico che c'è una volta costruito questo autodromo una volta fatto l'autodromo poi i soldi vengono recuperati in, in pochissimo tempo anche perché come vi dicevo prima Liguria è una delle regioni con il più alto numero di appassionati di motori quindi cosa succede succede che se ci fosse un autodromo al posto di un centro commerciale grande, mettendo i, gi i giusti pannelli assorbenti, l'investimento iniziale chiaramente ha un prezzo, ma se la regione lo facesse, se qualcuno avesse il coraggio di farlo, mettendo tutto quello che serve a norma, si eliminerebbe nell'arco di pochissimo tempo il problema di quelli che vanno sui passi di montagna. Questo è il fatto, io sono anni, anni, anni che lo dico e ancora prima dell'avvento dei social network, delle piattaforme dove fare i video, parlai addirittura con delle persone che potevano avere la possibilità di costruire un'installazione uh, un del genere un autodromo, ma chiaramente non sono mai stato preso seriamente in considerazione. Quindi, negli anni, cosa è successo? Che la gente continua ad andare sui passi di montagna adesso quest'anno devo dire assolutamente senza riserve che è stata veramente un problema perché 18 volte l'elicottero, 18 interventi dell'elicottero vuol dire che la gente ha un po' esagerato un po' tanto, eh, devo ammetterlo però è successo, è stato proprio il massimo in assoluto mi ricordo che l'ultima volta come record prima era stato il 2004 che era intervenuto 6 volte nell'arco dell'anno quest'anno 18 volte, è un numero molto elevato, va detto e alla fine questo è il risultato questo è il risultato comunque questo è il nuovo guardaraio eh, di pipocella che ci hanno chiuso eh, la possibilità di entrare nel piazzale quindi dovremmo fare in un altro modo ma non penso che si eliminerà mai completamente il problema comunque Chiudendo questo video, che mi sono già dilungato fin troppo, auguro a tutti un buon Natale dal Passo del Bracco, Pipocella, la Casa Cantoniera, il Torrione. Ciao a tutti, buon Natale dal Passo del Bracco. Questo è tutto. E per ricordarvi che io sono qui anche il giorno di Natale. Con questo ragazzi vi saluto a tutti. Ciao 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 ciao.